Salve a tutti ragazzi, eccoci qua a questo nuovo video. Oggi non sarà un video di combinazioni, ma sarà come possiamo allenare i nostri colpi con gli stick, che poi in realtà non sono due stick, questo è, non so come si chiama, un nuoto, un tubone di quello che si mette sotto l'ascella e si nuota. Noi per economia l'abbiamo preso tagliato, però abbiamo notato che c'ha un buon ritorno, ci si può lavorare bene, l'impugnatura è grande e ci si può lavorare bene, perciò diciamo va a svolgere lo strumento, lo stick. Okay. Vediamo un po' un attimino come applicarlo. Vediamo la versione base con vari suggerimenti. Ok, bisogna essere in due chiaramente, perciò con il professore. Vediamo un po'. Allora, iniziamo con un 1-2 e stimoliamo la copertura. Perciò abbiamo scelto il colpo semplice che è sinistro e destro. Ok, così possiamo anche controllare l'allievo se ha la catena cinetica buona, inizia a girare il pugno, inizia a girare le anche. Vediamo un po' un attimo. Aspetta un po' più dietro. Ok, allora il discorso è molto semplice, essendo veloci a quegli stick possiamo stimolare le reazioni dell'allievo, ok? Perciò guardiamo un attimino, per esempio, ne uso uno soltanto all'inizio, vai, 1, 2, ok, ed è molto buono, ok? All'inizio ricordo i numeri ed è molto statico, perciò da qui, 1, 2, ok, no, ancora solo semplice, vai, 1, 2, mantengo sempre la guardia, vai. 2, giro bene sul destro, 2, ok, vai, 1, 2, ed è buono perché c'è questo ritorno. Iniziamo da qui a lavorare progressivamente con la copertura, la copertura nostra classica dell'MDCM è come, diciamo, la stessa di quella che si usa anche in sport a combattimento, che varia nella copertura col guanto in questa fase, ma mai troppo larga, ok? Perciò che facciamo? Adesso facciamo tirare a Walter, 1, 2, e fa la copertura, io devo colpire un paio di volte, ok? Perciò 1, 2, 3, 4, ok? Di nuovo 1, 2, 3, 4. Questo fa sì che andiamo a velocizzare, come ho sempre detto, le due velocità, la visiva e la cognitiva. Perciò vai 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vedete, è molto buono per dare questa reattività. Chiaramente qui si può ampliare con tante situazioni, ci si può mettere il calcio ai genitali, si può lavorare in tante situazioni, oppure tre colpi, possiamo fare anche col gomito, se andiamo sempre con i numerini, vai, 1, 2, ok, anche il gomito destro, sì, vediamo un po', le, ripetiamo, scusa, 1, 2, tre, vai, 1, 2, tre, ok, di nuovo, 1, 2, tre, vai, 1, 2, ruota, 3, 1, 2, posso ampliare con tantissimi colpi, quello che è importante è questo ritmo e questa cadenza. Chiaramente all'inizio, come ho già accennato all'inizio del video, bisogna lavorare non statici, però non è una posizione in movimento. Dopodiché bisogna lavorare in movimento, perciò bisogna girare. Mo qui noi ci giriamo intorno a pochi metri quadri, facciamo piano piano, soltanto per darvi l'idea. Perciò iniziamo, allora. Quando intuisce che alzo lo stick, vai, 1, 2, ok, esatto, entra in copertura, vediamo un po', vai, 1, 2, 3, 4, ok, inizio a girare e 1, 2, 3, 4, più veloce, 1, 2, 3, 4, ok, ancora e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, ok, vai, ok, ricordo che dopo un po' io grido i numeri, però deve essere continuo il movimento. Voi che l'allievo che sta nel momento in cui sta tirando i colpi deve fare un suono continuo, infatti dopo un po' anch'io tolgo i numeri, io che tengo gli stick tolgo i numeri e metto un suono continuo, ok? Perciò esempio, gira per i pugni, questo è il movimento che bisogna fare per dare già la dinamica ai colpi. Ho scelto diretto, sinistro, destro, i diretti, però perché sono i colpi più semplici. Chiaramente, ripeto, qui ci si può mettere anche i calci genitali, calci in rotazione per chi magari va verso le arti marziali e via dicendo. Però è un ottimo strumento che costa, come dico sempre, 1000 lire, però ci sono più le lire, pochi euro, anzi 1 euro dopo questo. E diviso diventa un ottimo strumento. Quello che è importante, si può stimolare ancora di più le reazioni. Faccio un esempio. Riniziamo con i numerini. 1, 2, 3, 4. Risposta di diretto destro di nuovo. Okay. Oh, ok, o potrebbe essere risposta di un calcio, ma adesso però andiamo a vedere la parte superiore.
Perciò facciamo un esempio, 1, 2, 3, 4 e... Okay, vai, 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... Suono continuo, movimento... Oh. Allora, e questo, diciamo, è ci si può lavorare andando avanti con tantissimi colpi. Possiamo mettere un ginocchio, facciamo ad esempio sul discorso didattico i numerini, 1, 2, ginocchio 1, ok, ok, perciò di qua 1, 2, mattina la guardia, 2, e vai, 1, 2, iniziate così per poi renderlo dinamico e veloce. Quello che è importante poi, per quanto riguarda l'MDCM, qui si va ad associare l'allenamento sotto stress. Magari facciamo questa velocità, questo movimento, dopo che Walter ha fatto una decina di burpees, 10 giri su se stesso ad occhi chiusi, apre gli occhi e deve cercare di reagire nella stessa maniera. E qui il punto cruciale che tanti mi chiedono, cioè qual è la differenza? E poi bisogna lavorare sotto stress, perché un discorso è lavorare in dinamica semisportiva e un conto è lavorare poi sotto stress, perché cambiano gli obiettivi, la velocità visiva non è più la stessa, è alterata, e la cognitiva uguale. Allora, chiudo dicendo, 1000 lire, due persone è un ottimo allenamento. Voglio ringraziare il professor Walter Borgia, perché alla tenera età di 62 anni, auguri, grazie, compiuti ieri, come vedete ancora spinge, e spinge molto bene, e tra l'altro è il nostro preparatore su tutto quello che è la parte fisica, perché ha un'esperienza vasta, e anzi ti voglio ringraziare pubblicamente anche dei progressi nella corsa, e sul fattore del fiato, la gestione dell'acido lattico, che poi a breve, professore, ci avrà questo bel canale dove smaschererà un po' tanti buffoni e darà anche spazio veramente alla forma, alle posture veritiere precise, sia per la ginnastica che per le patologie della schiena. Ok? Il primo video che sarà sulla scoliosi. Sulla scoliosi, il primo video è molto interessante, ragazzi, perché proprio lì intorno gira un sacco di leggende metropolitane. Perciò, allora, grazie al professor Walter Borgia, grazie all'operatore dietro la macchina che è Fausto. E vi mando un abbraccio, ci vediamo al prossimo video, che continueremo con le metodologie di allenamento. Grazie a tutti, ragazzi.